Un collegamento reale e concreto tra giovani, famiglie ed imprese, una rete che metta in campo le condizioni per valorizzare sempre più il capitale umano. In prima linea c'è la banca Campania Centro. Al fianco di studenti e famiglie per studi e formazione, partnership con ITS e Tela per favorire inserimento lavorativo, ha sottolineato così il presidente Camillo Catarozzo. Creare dunque possibilità ed opportunità attraverso la formazione. I giovani sono il nostro presente e non il nostro futuro, ha evidenziato il presidente Catarozzo. La loro formazione coincide con il rilancio e la crescita di un territorio difficile come il nostro. Dobbiamo creare le giuste condizioni per farli restare. È proprio il presidente che sottolinea la strategia della BCC al fianco di giovani e famiglie a pochi giorni dall'inizio della scuola in provincia di Salerno. Siamo da sempre attivi sul tema di scuola e formazione, ha detto, in prima linea per sostenere lo studio con gli strumenti finanziari che abbiamo a disposizione, l'affiancamento dunque a famiglie e giovani nel DNA del credito cooperativo e di Banca Campania Centro oggi e della Cassa Rurale Artigiana ieri. Ricordiamo che Banca Campania Centro sostiene i giovani soci e i figli di soci che ogni anno raggiungono brillanti risultati, ha continuato Catarozzo, e lo sosteniamo con borse di studio per la licenza media, diploma di maturità e laurea. Poi c'è l'evento finale che si tiene solitamente a gennaio, che vede la partecipazione di testimonial e personaggi in grado di rappresentare esempi positivi per i giovani, come è stato con Luca Bete, Massimiliano Gallo e Nicola Gratteri solo negli ultimi anni. E tra le iniziative di sostegno economico alle famiglie si annoverano il prestito formazione, pensato per finanziare l'accesso a corsi di formazione con importi fino a 15.000 euro e che prevede condizioni di maggior favore per i soci della banca, e il prestito di microcredito pronto scuola, dedicato in esclusiva ai soci, che aiuta i genitori a rateizzare le spese scolastiche entro i 24 mesi per importo fino a 2.500 euro e può essere utilizzato per acquisto di libri e materiali ad uso scolastico. Molto successo ha avuto anche l'iniziativa Studio Sì, ha spiegato il direttore generale di Banca Campania Centro, Fausto Salvati, che ci vede impegnati, sottolinea, nell'ambito del programma PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca, nella distribuzione del fondo Studio Sì, gestito dalla Banca Europea con gli investimenti e con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.